L'Università di Ferrara da anni si sta dedicando a capire le relazioni che esistono fra dinamiche insediative e aspetti socio-economici con quella che è l'evoluzione delle aree di laguna e dell'evoluzione costiera. L'abitato di Spina rappresenta un contesto molto interessante perché l'insediamento dal periodo preistorico fino a oggi consente di fare una ricostruzione stratigrafica che può essere correlata alle dinamiche di degrado o di valorizzazione delle zone umide e i cambiamenti climatici in atto, e questo ci aiuta a prevedere nel futuro quali saranno gli scenari e adottare delle corrette misure di mitigazione. Siamo nella zona dell'abitato, divisa dalla necropoli, dallo spalto del fiume Po, e in una situazione molto favorevole al traffico commerciale, alla navigazione interna. Noi abbiamo scavato nelle zone limitrofe a quella dove siamo ora, sia verso nord che verso sud. Mancava una striscia di terreno che collegasse le due aree di scavo. Gli scavi che sono stati fatti hanno in un qualche modo consentito la verifica delle prospezioni geofisiche, mentre l'area su cui siamo noi ora non era stata prospettata perché occupata da mughe di terra. Questa è una concessione di scavo che per la Soprintendenza Archeologia di Bologna è stato molto importante affidare, dal momento che è uno scavo che si trova fra due porzioni di città già indagate, una parte proprio dalla Soprintendenza e l'altra parte dall'Università di Zurigo, e così con questo settore indagato si conclude proprio un intero comparto della città. Una fascia di terreno abbastanza ampia da consentirci, noi lo speriamo, di ricostruire le relazioni fra queste due aree abitate. Una, un'area abitata su se stessa per moltissime fasi cronologiche, con una dimensione più o meno sempre simile, 45 metri quadri. L'altra, un'area molto più ampia, in cui noi siamo arrivati a scavare solo alle fasi di abbandono, alla fine delle fasi di abbandono. Una delle attività che si svolge qui durante questa campagna di scavo sarà quella di raccogliere e setacciare i sedimenti, quelli più fini, per raccogliere quelli che sono tutti i resti osteologici anche dei piccoli mammiferi. Quindi cercare quegli indicatori paleoambientali che ci consentono di ricostruire e dettagliare al meglio l'antico ambiente di Spina. Se usciranno anche materiali osteologici, ovviamente si farà il tradizionale studio archeozoologico per dettagliare al meglio quelle che erano le abitudini alimentari di questa comunità. La caratteristica principale dal punto di vista archeologico degli scavi dell'antica città di Spina sta proprio nella complessità stratigrafica che il sito ci propone e ci presenta. Lo scavo ci sta dando già dei risultati, dei quali appunto è ancora presto dare delle interpretazioni, ma che possiamo presumibilmente attribuire a elementi strutturali che caratterizzavano appunto l'abitato della città di Spina. Questi scavi sono anche una gran bella occasione per i nostri studenti di quaternario preistoria archeologia di poter effettuare un'esperienza di scavo in collaborazione con la società cooperativa Petra, e quindi poter lavorare a fianco con dei professionisti archeologi che hanno scelto appunto questa professione come lavoro di vita. Uno scavo di questo tipo, di questa complessità, è anche una grande occasione per noi studenti di crescita personale anche dal punto di vista lavorativo archeologico non indifferente, in quanto abbiamo l'opportunità di toccare con mano e di soprattutto provare noi stessi a cimentarci in un ambiente di questo tipo con delle persone di una certa competenza.